Le donne nell'arte, parte seconda. Nella prima parte del racconto abbiamo parlato di accademie. Quelle italiane nascono tra il 500 e il 600, la prima a Firenze nel 1562, Roma verso la fine del 500, a seguire Torino nel 1678, poi Bologna all'inizio del 700, Venezia intorno al 1750, Napoli 1752 e Milano 1776. Rarissime le donne membro. La prima ammessa all'Accademia del Disegno di Firenze fu la Gentileschi verso il 1620. Rosalba Carriera verso il 1750 divenne membro dell'Accademia di Bologna e di Roma, oltre a quella francese. La prima esposizione di belle arti italiana si tenne nel 1805 a Milano in occasione dell'incoronazione di Napoleone Bonaparte a re d'Italia. Parteciparono circa 70 artisti, ma pare che nessuna pittrice fosse presente. Vittorio Emanuele II, nel 1873, approvò un nuovo statuto per le Accademie di Belle Arti, togliendo il vincolo numerico alla missione delle donne. 3 anni prima aveva emanato una circolare che consentiva alle donne di accedere alle scuole superiori. Nel 1830 in Francia si conclude il periodo buio della Restaurazione e nasce una monarchia liberale con Filippo d'Orléans. Verso il 1850 Parigi si afferma come la capitale delle arti e delle idee del mondo occidentale. Per molti pittori, sia uomini che donne, un soggiorno in questa città era considerato indispensabile per consolidare la formazione artistica e confrontarsi con le nuove tendenze estetiche. L'offerta formativa era eccellente, c'erano atelier, accademie di belle arti pubbliche e private. C'era anche la possibilità di fare pratica copiando dipinti esposti al Louvre e al Luxembourg. L'offerta espositiva era eccellente grazie alle nascenti gallerie d'arte. Ma soprattutto c'era l'esposizione annuale d'arte contemporanea, comunemente detta Salone delle Belle Arti, e per volere di Napoleone III nel 1864 un secondo Salone delle Arti, quello dei refusé, dei rifiutati, degli esclusi dal Salone nazionale. Questo fu il salone dove esposero gli impressionisti e gli esponenti della pittura non accademica. Sono state molte le pittrici di indiscutibile capacità che hanno dato un contributo all'arte dell'Ottocento, europee ed americane, che spesso, per un motivo o per l'altro, non sono citate nei testi di storia dell'arte. Sarebbe bello poter parlare di tutte, ma tratteremo solo le emergenti, le donne che hanno sfidato critici ed accademici che sostenevano che una buona pittura poteva essere solo maschile. E se apprezzavano una pittrice, la definivano brava come un uomo. Dopo il 1830 aumenta notevolmente la percentuale di pittrici francesi e straniere che partecipano al concorso annuale di Parigi. Ricevono premi che però, secondo regole maschili, sono sempre di seconda, terza classe o una semplice segnalazione. Vincere una medaglia d'oro al Salone delle Belle Arti consentiva di ricevere un vitalizio come maestro d'arte. Difficilmente veniva assegnato ad una donna, perché dare un vitalizio ad una donna voleva dire renderla indipendente e questo era un boccone indigesto per i maschi. Non mancarono comunque le eccezioni. Rosa Bonheur, figlia di un noto pittore, famosa in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, oltre a valente pittrice, fu un personaggio rappresentativo del femminismo. La Bonheur era una grande amante degli animali. A 19 anni partecipò al Salone di Parigi, riscuotendo un notevole successo con i suoi soggetti di genere realista. A 26 anni vinse la medaglia d'oro. Nel 1865 ricevette dall'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, sua grande ammiratrice, la Grande Croce della Legion d'Onore, ovvero la massima onorificenza francese.
Altre donne che osarono esporre al Salone furono Marie Braquemont, esponente femminile dell'impressionismo, con la Morisot, la Cassat e la Gonzales. Bretone, figlia di un capitano della Marina, studia disegno e pittura con un anziano pittore bretone. Si trasferisce poi a Parigi e si iscrive all'atelier di Ingres. Diventa molto amica di Manet e dei coniugi Sisley. Nei suoi lavori dimostra padronanza della tecnica e del colore. Berthe Morisot, discendente da una famiglia dell'alta borghesia francese, pronipote del pittore Fragonard, studia arte presso lo studio del pittore Joseph Guichard. Nello studio di Guichard conosce Corot, che le insegna a dipingere all'aperto. Nel 1864 espone senza successo un dipinto al Salone degli Indipendenti, dipinto che è oggetto di molte critiche. Nel 1868 conosce Edouard Manet, accetta di posare per lui, inizia a dipingere secondo i dettami del maestro, diventando in ordine temporale la prima donna impressionista. Nel 1874 partecipa al Salone con un dipinto La culla, in cui raffigura la sorella che ammira la figlia. Sempre nello stesso anno sposa Eugène Manet, fratello di Edouard. La loro casa diventa un salotto per pittori ed intellettuali e la pittrice partecipa ogni anno al Salone ed espone in gallerie private. Il suo tratto è sciolto, immediato e spontaneo. Nella sua tavolozza è sempre presente il bianco, che viene spesso arricchito con pennellate di colore intenso e vivace. Molto delicata, usava una tecnica mista, gli acquarelli come base, poi i colori ad olio, così riusciva a creare particolari effetti di luminosa trasparenza. Rispetto agli altri impressionisti, preparava dei bozzetti a pastello, costruiva le figure in modo meno tradizionale, lavorava più sulle trasparenze che sulle proprietà ottiche del colore, tecnica particolarmente evidente in questo dipinto. Mary Cassatt, americana, figlia di famiglia facoltosa, studia all'Accademia di Belle Arti di Filadelfia. Soggiorna a lungo in Francia, dove fu allieva di Degas. Impara da lui il tratto preciso, ma non ama dipingere gli stessi soggetti. Come Berthe Morisot e le altre, si afferma all'interno del movimento impressionista, anche se successivamente si orienta verso uno stile più realista. I suoi soggetti variano dal paesaggio alla figura e sono realizzati con colori intensi ed armonici. Il tratto è vigoroso. La sua popolarità è legata alle immagini familiari. La Cassatt, pur rimanendo ai margini del nascente movimento femminista americano, appoggiò molteplici iniziative suffragiste. Partecipò anche alla decorazione murale allestita per l'esposizione mondiale colombiana di Chicago. Eva González, francese, padre di origini spagnole, appartenente all'alta borghesia, seguì lezioni private di pittura. A 20 anni conosce Manet, diventa sua allieva modella. La Gonzales, adottando la morbidezza dei pastelli, segue comunque uno stile tutto personale ed originale. Non partecipò mai alle mostre con il gruppo degli impressionisti, per non urtare la Morisot, che era molto gelosa di lei, per gli apprezzamenti che riceveva da Manet, che la riteneva quasi più brava di lei, e per quelli di Zola e dei critici del tempo. La Gonzales fu un incubo brese per la Morisot, perché morì a 34 anni per un'embolia postpartum. Maria Costantinova Baskirsteva, nota come Marie Baskirstev, di nobile famiglia russa, un'altra pittrice di grande talento, allieva dell'Accademia Julien e grande amica della Breslau, che vedremo dopo. Maria fu un'artista realista e fu anche un'abile scrittrice. Era la redattrice della rivista dell'Accademia ed un'accesa femminista, sempre in prima linea con l'emancipazione femminile. Morì giovanissima di tubercolosi.
La poetessa Ada Negri, sua grandissima ammiratrice, le dedicò una splendida poesia. Louis-Catherine Breslau, nativa di Monaco di Baviera, anche lei di famiglia abbiente, si trasferisce a Parigi e si iscrive all'Accademia Julian. Rodolphe, il fondatore, riconosce in lei un grandissimo talento. La sua prima opera presentata al Salone fu il ritratto della cantante e ballerina Marie Fuller, immortalata anche da Toulouse-Lautrec. Il suo stile è una via di mezzo tra impressionismo e realismo. Anche la Breslau vinse la medaglia d'oro nel 1889 e fu la prima pittrice straniera a ricevere nel 1901 la Legion d'Onore. Fu nominata commissario federale per la sessione svizzera dell'Expo del 1900. La città di Parigi le ha dedicato una piazza nel quarto arrondissement. Altre donne insignite dalla Legion d'Onore sono state Virginie de Montbreton nel 1894, poi Madeleine Lemaire nel 1906 con un'opera che ricorda le donne di Boldini e la polacca Olga Bosnanka nel 1912, che fu la seconda donna straniera a ottenere l'onorificenza francese. Denominatore comune di tutte queste pittrici è l'appartenenza a famiglie benestanti che hanno permesso loro di fare studi adeguati e di soggiornare all'estero. Fa eccezione l'ultima pittrice, la più giovane per nascita, ma anche la più diversa, Suzanne Valadon, battezzata Marie Clémentine. Poverissima, figlia di una giovane vedova e di padre ignoto, inizia a lavorare da bambina come fioraia, sarta, cameriera ed acrobata. Quindicenne diventa la modella di grandi pittori, la preferita di Renoir e di Toulouse-Lautrec, che conosce in lei del talento e le suggerisce di dedicarsi alla pittura. La presenta a Degas, così diventa la sua allieva, anche se ama la pittura di Gauguin, di Van Gogh e di Cézanne. La Valadon fu anche madre del pittore Maurice Utrillo. Nel 1897 finalmente anche l'Accademia di Francia apre indistintamente le porte alle donne e Suzanne Valadon fu la prima donna ad essere ammessa alla Société des Beaux-Arts. La pittura di Suzanne è caratterizzata dalla libertà compositiva, dal ricco uso del colore. Le cromie sono vivide, luminose, compatte, anticipatrici dell'espressionismo e per questo fu la pittrice preferita di Matisse e di Derain e molto apprezzata anche da Pablo Picasso. Per questa ricerca, oltre alle fonti già citate, mi sono basata principalmente sulle recensioni di una grande mostra Donne Artiste, tenutasi a Los Angeles negli anni 70, una mostra che abbracciava tutti i campi dell'arte. Non pensiamo che con l'avvento del nuovo secolo siano scomparsi i veti e i pregiudizi nei confronti delle donne che si dedicano all'arte. Le dinamiche sociali, almeno sino alla seconda metà del XX secolo, hanno ancora precluso alle donne un impegno realmente professionale nel campo artistico. Nella precedente relazione abbiamo visto che i limiti di accesso alle accademie di belle arti e all'istruzione superiore furono eliminati nell'Ottocento, ma va aggiunto anche che alcuni intellettuali e le fasce popolari ritenevano ancora che da un punto di vista biologico le donne fossero prive del gene della genialità. La modernizzazione sta progressivamente introducendo molti diritti, ma le donne sono ancora escluse dalla partecipazione politica, sono sottoposte alla potestà del marito, non sono libere di gestire la propria vita e i propri beni. Sono ancora escluse da tutta una serie di percorsi di studio e di professioni, non godono di parità di trattamento con gli uomini nella famiglia e nel lavoro e alle donne del ceto borghese si impone un modello che le segrega in casa più delle antenate. Non mancarono comunque le proteste. Al concetto che l'arte fosse un affare da uomini si adattarono peraltro molte donne. E tanto di cappello alle signore che si sono ribellate, alle artiste che si sono rifiutate di credere che la creatività fosse in contrasto con la femminilità. Tra le pioniere del Novecento troviamo Paula Becker Modersohn, pittrice
principale esponente del primo espressionismo. Sposò Otto Modersohn, valente pittore di paesaggi, pervasi da un realismo malinconico. Non seguì le orme del marito. La sua pittura è stata definita un preespressionismo, il cui modellato è ispirato all'arte primitiva. Fu una delle poche donne a firmarsi con il cognome Danubile. Iniziò a dipingere a 14 anni e morì a 31. In 17 anni produsse più di 1400 dipinti, tutti invenduti, perché divenne famosa molti anni dopo la sua morte. Entriamo ora nel mondo delle signore delle avanguardie artistiche del Novecento. Iniziamo col cubismo. Sonia Terk Delaunay, ucraina, moglie di Robert Delaunay, affiancò la sua ricerca pittorica a quella del marito, ma in maniera del tutto personale, applicando delle ricerche sul simultaneismo cromatico. Nei suoi prismi elettrici, la rotazione dei dischi colorati crea lo spettacolo esaltante della luce e si fa espressione della nuova poesia della modernità. Con il marito realizzò per l'Esposizione Universale di Parigi del 1937 la grande decorazione del padiglione delle ferrovie. La Delaunay fu anche scenografa, disegnatrice di stoffe, di modelli e di mobili. Il marito si dichiarò infastidito dal suo successo quando i suoi modelli divennero molto ricercati dall'alta società parigina. Marie-Laure Ancine, francese, grande ammiratrice di Braque e di Picasso, fu per anni compagna di Guillaume Apollinaire. La sua svolta come pittrice avvenne a 24 anni, quando espone le sue opere al Salon des Indépendants e viene notata ed apprezzata da Pablo Picasso. La Laure Ancine viene collocata tra i cubisti, anche se i suoi quadri sono unici nel suo genere. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo e sono presenti alla Tate Gallery di Londra, al MoMA di New York, all'Ermitage di Pietroburgo e a Parigi nel Museo Nazionale di Arte Moderna. Il futurismo nasce verso il 1909 e, pur essendo un movimento programmaticamente misogino, attira il maggior numero di donne artiste ed intellettuali, che si impongono poi come figure di primo piano nella ricerca estetica del primo Novecento. Le futuriste sono state delle innovatrici. Hanno raggiunto fama e notorietà tra gli anni 20 e 30, per poi essere dimenticate dagli storici e sconosciute al pubblico. Una è stata Adriana Bisi Fabbri. In questo riquadro vediamo un suo ritratto eseguito dal cugino Umberto Boccioni, sotto un autoritratto ed il suo dipinto più noto, I Sette Vizi Capitali. La Bisi era un'anima inquieta, una grande sperimentatrice. Si dedicò all'illustrazione di riviste e di giornali e fu anche una disegnatrice di pubblicità. Milano le ha recentemente dedicato una mostra al Museo del Novecento. La moglie di Marinetti, Benedetta Cappa, fu uno dei riferimenti per il futurismo nostrano ed oltreoceano. Partecipò a 5 edizioni della Biennale di Venezia e nel 1930 fu la prima donna ad avere pubblicata un'opera nel catalogo ufficiale. Altre artiste interessanti del periodo futurista furono Leandra Angelucci, Gigia Corona e Carla Badiali. Espressionismo tedesco, nucleo del Cavaliere Azzurro. Gabriel Münter, proveniente da famiglia benestante, nativo di Berlino, soggiornò a lungo in America, fu allieva e per 12 anni compagna di Vassili Kandinsky. Dopo il divorzio di Vassili, lei si rifiutò di sposarlo per non rinnegare la sua arte. Anche se le sue intuizioni artistiche furono notevolissime, veniva purtroppo sempre presentata come la fidanzata di Kandinsky. In effetti, nel suo primo periodo, e soprattutto nei paesaggi, è particolarmente evidente l'influenza artistica del compagno, influenza che scompare nei lavori successivi all'abbandono. Divenne famosa solo negli anni 50-60, fu premiata con il premio alla cultura della città di Berlino
e la maggior parte dei suoi lavori sono esposti negli Stati Uniti. La Münter fu definita la pittrice della semplicità della forma per le sue figure appiattite ed infantili, realizzate con una serie di blu, di verdi e di rosa piuttosto insoliti. Marianne von Werefing, russa, figlia di un generale eroe della guerra di Crimea e di una pittrice discendente da una famiglia ricchissima. Giovanissima, eseguì il ritratto di ragazza in costume. Per questo dipinto si guadagnò il soprannome di Rembrandt e Velázquez russa. Malgrado il successo, decise di cambiare stile. Si avvicinò a Munch e alle avanguardie. Nel 1911 aderisce al gruppo del Cavaliere Azzurro, diventando amica della Münter e di Kandinsky. Molto colta, scrisse dei saggi in cui anticipò i dettami dell'arte moderna. Nei suoi dipinti utilizzava colori vivaci e prevalentemente scuri. Eseguì soprattutto personalissimi paesaggi e durante la Prima Guerra Mondiale si trasferì in Svizzera, dove fondò il gruppo artistico Orsa Maggiore. Le avanguardie russe. Genericamente, sotto il nome di avanguardie russe, sono raggruppati diversi movimenti. Il raggismo, una sintesi tra cubismo e futurismo, il suprematismo, l'astrattismo, il costruttivismo, il neoprimitivismo, con i loro leggendari rappresentanti Malevich, Kandinsky, Rodchenko, Chagall, Tatlin e tanti altri. Alcune delle amazzoni di queste avanguardie russe sono state Alexandra Exter, Lyubov Popova, Olga Rozanova e Natalia Gonciarova. L'Exter a Parigi frequenta Picasso, Braque e Apollinaire e anche i futuristi italiani. Sono tutte amicizie che influenzarono il suo modo di dipingere, come si nota nelle sue opere. Fu un esponente del costruttivismo con Rodchenko e la Popova e anche una valente scenografa. Visse quasi sempre a Parigi, dove insegnò arte all'Accademia Léger. Olga Rozanova o Rozanova. Marinetti, durante un viaggio in Russia, restò colpito dai suoi lavori e la invitò ad esporre a Roma nel 1914. L'evoluzione stilistica della pittrice è evidente nelle sue pitture, dove si spazia dall'espressionismo al cubo futurismo e al suprematismo. Lyubov Sergeevna Popova nasce in una facoltosa famiglia borghese e viaggia moltissimo. Studia a Parigi e frequenta gli atelier di Le Fouconnier e di Metzinger. Dal cubismo poi passa all'astrattismo e al costruttivismo. Nel 1917 eseguì la decorazione dei locali del Soviet e nel 1920 disegnò con Vesnin un progetto per la decorazione della Piazza Rossa in occasione della Terza Internazionale. Morì a 35 anni per scarlattina. Natalia Gonciarova, donna colta, versatile, di grande talento, è stata la figura femminile più importante nel panorama artistico russo, ma anche di quello europeo ed americano dopo il 1950. Compagna del pittore Mikhail Larionov, si interessò inizialmente a Gauguin, al post-impressionismo, alla pittura dei Fauve, all'espressionismo del Cavaliere Azzurro. Sviluppò poi interesse verso il cubismo e il futurismo, diventando un esponente di spicco anche del raggismo. La Gonciarova riscosse consensi ed ebbe grande successo sino agli inizi della sua carriera, anche se dovette subire duri attacchi da alcuni critici che giudicarono immorali e pornografiche alcune delle sue opere giovanili. Oggi è una delle pittrici più quotate del XX secolo. Il suo dipinto di stampo futurista, Aereo sul treno, è stato venduto per 6 milioni di sterline, mentre La raccolta delle mele per 5 milioni. La Gonciarova fu anche una scenografa. Con il marito realizzò le scene per numerosi balletti,
tra cui la Rapsodia spagnola di Maurice Ravel. Collaborò anche con la Maison Chanel e disegnò bozzetti per Vogue e Vanity Fair. Dadaismo. Sophie Henriette Gertrude Tauber Harp, svizzera, moglie di Hans Harp, pittore, scultore e uno dei fondatori del movimento dadaista. La Harp fu una grande sperimentatrice, infatti si dedicò non solo alla pittura, fu anche creatrice di marionette, autrice di tessuti e di arredamenti di interni. Progettò un'abitazione che influenzò Le Corbusier. La sua immagine è presente sulla banconota da 50 franchi svizzeri in vigore sino al 2016. Hanna Hock, unica donna membro del direttivo dadaista berlinese. Fu anche l'unica donna inclusa nella fiera internazionale dadaista. I materiali utilizzati per i suoi collage provenivano da fotografie private e da riviste illustrate. Nei suoi lavori sono ricorrenti richiami politici e la rivendicazione del ruolo femminile nella società. Anche lei venne poco considerata dai suoi colleghi. Un critico d'arte calcò la mano definendola l'operaia dei dadaisti. Si conclude qui la seconda parte dell'arte al femminile. Il prossimo racconto inizierà con le donne del surrealismo. Arrivederci!